Io non ho idea, io non ho mai giocato, non mi sono spoilerata nulla, quindi io, cioè io di questo gioco, io realisticamente non so niente. Cioè è tutto alla cieca, quindi sta cosa dell'elicottero, buttarsi, non buttarsi, non so neanche cosa vuol dire. Non è Fortnite. È come il boost di Fortnite, quindi pensa, scegli dove atterrare. Pensa a me che sbaglio magari a cliccare la sbarra, mi butto e voi rimanete là. Madonna, mo la landa a picco polare. Buonasera, benvenuti in questo volo Ryanair. Oggi un po' turbolenza con un po' di pioggia. Ma riusciremo ad arrivare a destinazione senza problemi. E senza problemi. Ma ci schiantiamo oppure devo aspettare qua l'ira di Dio? Ma raga, io sto sulle mani. Ah, ma ci stanno sparando. Mayday, mayday, mayday. Siamo su Warzone, siamo su Warzone. Ci stanno abbattendo. Poi ho belli sti militari. Ah no, ma era un tipo. Ah, scandati così. Io sono sopravvissuta perché sono immortale. A volte dà delle botte. La testa l'ho fatta io, l'ha fatta il player. No, fa lui. Cioè qua è tipo un filmino iniziale, mi sa. Madonna, raga, ho pure l'aereo, devo aver paura. Ma immagini una roba del genere. Oh, frate! Va bene, dai. Sì, la ventola tutta nel culo, vai, penetra. Improvvisamente incinta sono. No, ma è morto. Ma avete cliccato la S? No. Ah, ok. Buonasera, ve la pistola. Siamo su Apex Legends, la Wingman. Ma perché ogni tanto mi dà delle botte di lag? Ma che stai il vecchio? Mi sa che zago. Ehi, Ila! Oddio! No, raga, ma non guardate me. Guarda Ila, guarda Ila. Sì, ma non guardate me. Cambiare nome. Io cosa sono? Io cosa sono? Tu sei un figo. Grazie. Lui è il dottore. Allora, io con lei cosa prendo? No, sì, infatti, io devo aspettare un attimo, clicca, perché a me lagga di brutto. No, vabbè, va, Ila è bellissima. Cioè, Ila, tu sei... Ila sarà il mio sugar daddy. Non me ne frega proprio un costacco. Ti prego. Sei giovane. No, 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 no. Io non faccio entrare da culo e c'è basta. Porca, no, non fare scherzi, porca puttana. Non fare scherzi. Dimmi. Avrei bisogno urgente di una cosa. Aspetta, aspetta. Regà, ci stanno le biscotte su The Forest. Oh, regà, ma c'è uno che sta a morire qua. Oh, chi è questo? Frate. Ma dove? Ma qua c'è una valigia. Guarda qua. Sasso free. Pronto? Chicca, dobbiamo aprire le valigie. Allora, ah, ma c'è uno che sta morendo. Vieni qua. Oh, basso, vieni qua, ti picchio. Vieni qua, porco. Andre, mi da sta. Mi fai male, mo. C'è il friendly fire. Ho dei medicinali, giuro. Guarda, l'inventario. Se io lo apro. Come si apre l'inventario? Frate. C'ho un kit. Guardami qua. Bene. Destra. Sinistra. Destra, sinistra, destra, sinistra. Ma che è sto qua, scusa? Lo stiamo salvando. Ah. F. Prendi oggetto, seguimi. Aspetta un attimo. Lootiamo queste cassettine, raga. Per ruotare gli oggetti quando devi costruire. Apriamo tutte queste cose, raga, che è tutto da lootare. Ho una roba in mano. Quella è per fare la tenda per dormire e salvare. Ok. Ma conviene farla subito qua, raga, o dobbiamo trovare un'altra zona? E ma come lo levo dalle mani? Prendi oggetto, seguimi, recupera. E che devo fare? Che devo fare? Non fatemi incazzare, ho una granata in mano, brutti stronzi. Non fatemi incazzare! Levati! Tre biscotti, levati! Vecchio di merda, stai lì. Ok, io penso che dobbiamo costruire, secondo me, raga, per la notte le tendine per noi e il fuoco. Perché sennò come facciamo? Penso, non lo so. Io non ci ho mai giocato, quindi per me è tutto nuovo. Consigliano di andare nella foresta e prendere il legno, raga. Quindi penso che con l'accetta prendiamo il legno, suppongo? Voglio lo butto addosso a loro, giuro. Equipaggialo per... Non so come si faccia già, equipaggiare. No, faccio io. No. Ah, faccio lo... Devi andare su. Oh, Lucunicchio! Lucunicchio, Lucunicchio! Pronto, buonasera! Venga qua! Che belle chiappe! Vieni qua! Oh, rosso! Un attimo! Raga, non mi prende... Alfredo, vieni qua! Voglio. Alfredo! Dai, Alfredo, sono stanca, mortacci tua! La freccettina di sinistra, ma non me la fa... Coniglio del cacchius! Ho trovato la fine del fiume. C'è una cascata. L'ha messo orecchietta di coniglio che ci faccio il brodino, eh. Ma che sento una radio, raga. C'è un accampamento. Sesto rock and roll. Buonasera. Indigeni, chicca. Dietro di te. Ila, Ila, dammi la mano. No, no, che ti posso dare la mano? Io sono già stata catturata. Mi metto a due. Morto? Lootate tutto, raga. Salviamo, salviamo. Possiamo usare qua come per tornare poi a dormire in caso, che è già fatto, eh. Qua, lootate tutte le casse, raga. C'è un sacco di roba da lootare qua, eh. Veramente pieno. Aiuto! Sono morta.
Ucciso, ma... No, raga. Ti resto? Ho buttato una granata. Per restare, no. Sono morta anch'io! Ma mi sa che Ila ci ha tirato una granata. Sto restando. Ila, mi hai tirato una granata? No. Aspetta, raga, sto mangiando le braccia di qualcuno io. Io sto restando. Sì, dicono che c'è ucciso tu, Ila, dicono. Ila, c'hai ucciso. Vero? Sì, hai lanciato la granata! Hai lanciato la granata, brutto. No, mamma mia, Snors. Raga, per gli accampamenti cosa conviene fare? Un posto specifico o va bene uno qualunque? La spiaggia è la soluzione migliore per l'accampamento, consigliano. Sì, perché vedi tutto, giù. Non hai alberi, non ti dà fastidio. Però devi poi farti l'attrezzo per portare tipo i tronchi. Vabbè, ce la facciamo, proviamo. Vi volete mettere a destra o a sinistra? Quale vi piace di più? Fatelo sulla sinistra perché c'è più legna, dicono. Sì. Allora, sì, più effettivamente. Vicino agli alberi. Okay. Ottima, giusta osservazione. La sai fare la tenda tu, Ila? No. Ok, devi imparare. Apri l'inventario in alto a destra. Prendi quel telo tipo fosforescente argentato. E lo posizioni dove vuoi, qua vicino. Mettetele tutte accanto, così diventa più grande. Ok, e questo ce l'abbiamo. Ti piace il... Guarda che bello la luce, Ila. Vedi come stai fissando la luce con tanto gusto. Vecchio marpione di madre. Sì, guarda te. Sei più bella, veramente. Prendi i tronchi, dividili a metà. Guarda come dici, sì. E metti la metà sull'angolo del muro. No, aspetta. È vero, raga, dobbiamo levare i tronchi centrali. Come si fanno a togliere? Ah, beh, lo tolgo semplicemente, scusami, Shine, no? Sì, Marti, devi piccolare. Però non quelli centrali, non laterali, eh. Esatto. Oh, Ila. Ci sono. Ila ci cade casa addosso. Ila ci cade casa addosso. Ila. Istruzioni di Madrem proprio. No, delle istruzioni di Madrem. Ma se ti dice di tagliare, scusami. Ila in effetti non faccio. Ila distrutto tutto, ma avete, il tetto. Ma avete, come tutto Ila, il tetto Ila distrutto? Non c'entra niente. Clip. No, vabbè, ma clip. Si possono rimettere. Clip, per favore. Ila palesemente distrugge prima la mia porta, poi il tetto. Devo andare a bere. Venite qua, aiutate. Ok, madonna, ho fatto il portalegna, sono fortissima. Quelli interi? Non li stai buttando dentro, Kikka? No. Aia, ma porca mia! Ma sei proprio stupida! Ti sei fatta male? Vai già, sistemali. Perché li porto? Sto male. Draga, fuori casa, sennò sei pieno di indigeni. Veramente? Se fa una mano. Aspetta, io sono ancora sopra le rocce. Arriva il Kikka. Prendi. Non ho stamina. Sto provando a arrivare. Ma se rilancio la cosa in faccia? Torno. Arrivo. Cioè, ma sono fortissimi. Se ti colpiscono, sì, ma la lanciamo, è un range assurdo. Marti, come fai a prendere tutte le parti? Prendi. No, raga! Ah, dietro! Ma dai. Raga, mi sei buggato! Guardate cosa vedo! Le orbite e i denti! Oh, aiuto! Che schifo! Amore, restala! Che schifo! Restala! No, raga, ma guardate che bug! Ho messo che schifo! Perché si fa le seghe? Raga! Ci ho preso la schifo! Aiuto! Aveva voglia, bududu. Questa cosa penso che sia disgustosissima, cioè mi fa proprio schifo solamente a vederla, mi viene da vomitare. Che è la migliore cosa da fare. Ah no! Raga, è entrato uno, restatemi! Siamo morte, tutte. Ma veramente? No, beh, cioè, non vi posso lasciare un secondo? Vabbè, io non ho comment. Amo, non riesci ad ammazzare un mostro? Però per essere la nostra prima volta su The Forest, cioè, abbiamo fatto comunque una struttura di tutto rispetto, eh. È recintata, tutta quanta chiusa, con pure i portacosi. Abbiamo fatto pure un po' di qualche armaturina, un po' di armi. Ora sicuramente dobbiamo trovare la prossima volta pistole, perché so che sicuramente ci sono delle armi. E sicuramente anche delle cose utili per quanto riguarda i materiali, tipo penso che ci saranno tipo delle motoseghe o dei carrelli per portare i materiali a profusione. Ovvio, la casa non sarà bellissima, però è accogliente e possiamo dormire su dei fantastici letti fatti di ossa di cadaveri di indigeni, che la cosa non è un problema, ci va anche abbastanza bene. Prossima volta dobbiamo fare le torce, le luci, completare gli interni magari con delle mensole, così che possiamo riempire di più la casa con gli oggetti, perché il nostro inventario comincia a essere troppo pieno. E poi che facciamo la prossima volta? Andiamo ad esplorare, no? Prossima volta ci riempiamo di armature, cioè, e andiamo ad esplorare, ragazzi. Sì, andiamo ad esplorare come dei cani. E notte, ragazze, dormite.